Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un po' diverso dal solito perché i trucchi principali non li ho scelti io, bensì Ninni, cioè la mia gattina. Devo ammettere che oggi era particolarmente poco collaborativa. Di solito è super iperattiva, però a quest'ora è l'orario del riposino, quindi dormirà almeno fino alle 6:30 del pomeriggio. Dopodiché, da quell'ora fino alla notte, fino alle 6 di mattina, sarà super attiva, super energetica. Ninni ci ha aiutato a scegliere ben 5 prodotti sulle quali baseremo questo make-up, quindi vi lascio al video. Palette di Anastasia Beverly Hills per Jackie Aina, una delle mie preferite. Abbiamo prescelto come fondotinta lo Skin Realist di Nabla nella colorazione 2 Light. Mascara, la nostra Ninni ha scelto il Size Up di Sephora. Anche per questa volta diamo per buona l'annusata, quindi utilizzeremo la Nift & Snatch di NYX. Per terminare, Ninni si è nascosta nel suo angolino, quindi vediamo. Quale preferisci, amore? No, quello scuro. Ritenta, sarei più fortunata. Quindi per concludere, questo rossetto di Nabla nella colorazione Unspoken, che non uso da un sacco di tempo, lo utilizzavo un sacco in inverno-autunno. Cominciamo subito applicando lo Skin Realist di Nabla. Perdonate il tappo pieno di impronte digitali. Essendomi leggermente abbronzata al mare, adesso questo colore dovrebbe essere perfetto per me, che è lo 02. Ho messo un pump e mezzo. Vediamo. Ok, ci siamo. Adesso il colore è perfetto. Quando l'ho comprato ad aprile era leggermente più giallino rispetto al mio colore di allora, mentre per questo periodo è super azzeccato. Tra l'altro oggi neanche i miei capelli stanno scegliendo di collaborare perché sono venuti abbastanza bruttini. E con abbastanza intendo che fanno un po' schifo. Applico un goccino di correttore, questo qui è il Fast Base Concealer C8.5, giusto qui dove ho qualche brufoletto. Per me questo periodo significa che non posso utilizzare né i fondotinta troppo chiari, quindi invernali, né quelli che ho comprato per l'estate, tipo quello di NYX che è un po' più scuro e abbronzato. E quindi mi ritrovo in questa fase in cui praticamente solo questo fondotinta è del mio colore, quindi non è che abbia poi così tanta scelta. Con un pennellino applico la cipria Translucent di Nabla. Oddio, ne è uscito un sacco. L'applico giusto in questa zona, anche per fissare un po' il correttore sul naso, cioè praticamente nelle aree dove tendo a lucidarmi un po' di più. Come terra bronzer illuminante non ho chiesto a Ninni, oltre al fatto che adesso sta anche dormendo, sempre in quella zona in alto della cucina perché si era spaventata quando è passato il camion della spazzatura e quindi adesso starà lì per un po', utilizzo la mia solita palettina di Mulac, quindi faccio un po' di bronzing. Ho utilizzato questa scusa di Ninni per utilizzare magari palette o prodotti che mi sono un po' dimenticata, per esempio questa di Jackie Aina, la palette Occhi, non la utilizzo veramente da un bel po' ed è comunque una delle mie preferite perché ha dei colori pazzeschi, quindi vediamo un po' che look tiriamo fuori. In queste 2 settimane avrei voluto fare un video con mia mamma, che sicuramente sta guardando questo video, ma si è rifiutata, quindi mi ha fatto saltare i piani, per cui io ero gasatissima di voler fare un video con lei e lei invece niente, non ha voluto. Alla prossima. Anche qui applico al volo l'illuminante della palette. Ok, ricreato una base veloce al volo. Adesso applico il primer occhi, così possiamo subito utilizzare la palette. Comunque spero che non la sentiate, ma Ninni sta russando, quindi spero che non si senta nell'audio del video. Questi qua sono i colori della palette. Io amo utilizzare questa parte qui con i colori un po' più caldi e questi due shimmer che sono pazzeschi, ma anche questi due non scherzano, infatti li ho utilizzati anche nel make-up della Laura e facevano tutto loro, sono
fenomenali. Questi qua devo dire che li ho utilizzati un po' meno. Però essendo che ultimamente ho fatto molti look colorati, magari volevo rimanere su dei toni un po' più neutri. Innanzitutto con un pennellino ampio come questo applico un po' di ginger, quindi il colore un po' più aranciato e più chiaro. Nella parte finale è qui sulla piega. Mi raccomando, per non sbagliare o combinare pasticci, applicate pochissimo prodotto per volta, cioè io lo tampono appena e sbatto anche l'eccesso in modo da lasciare un'ombra leggerissima e non esagerare col colore, anche perché sennò poi rischia di non sfumarsi bene. Sto pensando di fare un Halo Smokey Eyes, quindi di scurire sia l'angolo esterno che interno e lasciare solo un punto luce nella parte centrale, perché da un bel po' effettivamente che non li faccio. Che poi voi in estate che team siete? Cioè tipo, chi smette totalmente di truccarsi, o chi non ha mai iniziato, e chi continua a truccarsi anche con 40 gradi all'ombra. Io devo dire che sono un po', come mi dice la testa. Stavolta con il pennellino dal lato un po' più piatto, prendo il marrone un po' più scuro che si chiama Credit e lo applico all'esterno, picchiettando, anzi trascinando, ok, qualcosa del genere, ma anche all'interno, facendo attenzione di non andare troppo avanti. Sto pensando che io sto facendo questo look scurissimo e niente, mi ha scelto questo rossetto che è tipo autunno puro. Congiungo parte iniziale e parte finale a questa altezza. Nel frattempo sto andando un po' ad applicare e contemporaneamente sfumare. In questo periodo poi mi aspettavo anche l'uscita di un sacco di palette. Per esempio sto aspettando, perché penso che stiano facendo una palette, quella di Mulac, che nel mio immaginario sarà una palette tipo super colorata con colori come giallo, blu, rosso. Quindi non vedo l'ora. Poi non so se me la sono immaginata io o se davvero lanceranno una palette, però non vedo l'ora. E se vi può interessare, ho saputo anche che da Sephora in questo momento ci sono un sacco di sconti attivi, quindi se dovete acquistare in questo periodo magari vi consiglio di dare un'occhiata anche sul sito. Avrei voluto fare una cosa semplice, ve lo giuro. Una volta sfumato un po', questo è quello che ho ottenuto. Adesso la scelta ardua sarà scegliere il colore shimmer da applicare al centro, perché io vi giuro, sono tutti bellissimi, li amo. Ve ne sboccio qua un paio. Tra l'altro appena uscita questa palette avevo anche fatto un video, quindi magari se vi interessa proprio la review in generale ve la lascio qui in alto. Per farvi capire di cosa parlo, questi sono solo alcuni dei miei preferiti. Questi qua sono luce pura, io li amo. E quindi mo, quale metto? Allora, o facciamo una cosa colorata, oppure vado sul classico, quindi sui miei. Questo qui è quello che ho usato alla laurea come punto luce all'angolo interno ed è bellissimo. È inutile, ma il mio preferito rimane sempre Soleil, anche se di Wallace ci sta bene pure col top, che è questo oro giallo. Facciamo oro giallo, dai. Questo è quel colorino. Vado a tamponarlo solo nella parte centrale. Capite di cosa parlo? È bellissimo. Lo lascio così in maniera grossolana, dopo vado a sfumarlo un po' con un pennello. Con il pennello di poco fa, senza aggiungere colore, sfumo un po' i colori tra di loro. Comunque mi dispiace un sacco che oggi mi sia stata veramente poco collaborativa, non ci voleva che passasse il camioncino dei rifiuti, ma vi stupirò mesi e mesi avanti con un altro video con Ninni, nel quale magari scrivo i nomi degli ombretti in delle palline di carta, perché lei impazzisce con le palline di carta, quindi quello sarà sicuramente molto più divertente. Devo decidere se applicare o no l'eyeliner. Intanto definisco un po' le sopracciglia con la Lift & Snatch, per esempio qua dove ho dei buchini. Nel frattempo applico Unspoken, che è questo color tipo burgundy scurissimo, per niente estivo. Direi che già il look è abbastanza così, quindi applichiamo solo il mascara. Ninni ha preso per noi il size up di Sephora. Devo dire che pensavo fosse
un po' diverso questo mascara, in realtà non mi fa impazzire. In più io odio i mascara che si struccano un po' difficilmente e questo è uno di quelli, quindi non è tra i miei favoriti. Ora che ci penso, io avevo inserito questa palette di Jekyaina, mi sa, nei miei preferiti del 2019. Che carina, quindi ne ho scelto proprio bene. Anche se sarebbe stato meglio una palette che non uso quasi mai, così da poterla un po' risperimentare, ma vabbè. Devo dire che le mie ciglia finalmente stanno tornando a essere normali, perché avevo fatto la laminazione, quindi ho avuto per un mese delle ciglia stupende. Il problema, anche quando ho fatto la laminazione in un centro estetico, è che quando l'effetto svanisce, le ciglia diciamo che sono strammate, capitemi, nel senso che non erano così uniformi, omogenee, ma erano un po' per i fatti loro, e quindi ho odiato un po' quelle settimane lì, mentre adesso sto vedendo che si stanno riprendendo alla grande. Non che abbiano subito un trattamento che gli abbia fatto male, ma riprendendo nel senso che hanno preso la loro forma originaria, ecco. Questo qua è il trucco che è venuto fuori. Sì, mi piace, approvato, ma è terribilmente autunnale. Cioè, io volevo, mi aspettavo di prendere dei colori pazzeschi, giallo, arancione. Avevo la possibilità di fare un trucco sul rosa e sul viola, ma non è proprio nelle mie corde. Quindi, forse preferisco di più questo qua autunnale. Fine, questo è il look occhi. Quindi, da Jessie e la nostra Ninni è tutto. E adesso va a giocare con la pallina. Perché in realtà non so se ve l'ho mai detto, ma è tipo un cagnolino. Ninni, fagli vedere che in realtà sei iperattiva. Vai! Grazie amore! Quindi per oggi è tutto, io spero tanto che il video vi sia piaciuto, io vi assicuro che ne farò uno sicuramente più divertente, perché voi non lo vedete ma adesso Ninni si è svegliata ed è molto 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 più iperattiva. Infatti è salita sul tavolo ad adorare tutti i trucchi che sono qua di fronte a me. Noi ci vediamo presto al prossimo video, io vi mando un bacione gigante, ciao!